coach vincitori del campionato di Serie A2 di questa stagione e Superlega, coach Juan Manuel Cicherlo, Simone Cruciani. Raccontateci l'emozione, quando è che avete capito che effettivamente poteva essere compiuta questa impresa? Noi leggiamo un'impresa qui sulla maglietta. No, non è stato un momento, è stato tutto un lavoro svolto per tutta una società, per il presidente che ci ha creduto dal primo giorno, che voleva fare questo sogno, e questo palazzetto pieno, con questi ragazzi che sono stati meravigliosi, perché dal primo anno, dal primo momento che erano in difficoltà, ci sono creduti, tutto merito di loro. Coach, sei arrivato in un momento difficile per la squadra e invece Emma Villa si è andata increscendo, sempre migliorando il gioco, l'affiatamento, tutto quanto. Cosa dici di questo percorso che hai vissuto e stai vivendo qui a Siena? È un percorso fantastico della mia vita, perché questi ragazzi se lo meritavano. Simone, è un sogno quello di oggi, cosa dici? È un qualcosa di impensabile, è bellissimo, è stato un percorso difficilissimo, ma come ha detto il coach, entusiasmante, incredibile, è cambiato mille volte durante l'annata, durante questi tre anni che io sono qua, in cui il presidente ha fatto degli sforzi incredibili per creare questa cosa meravigliosa. Siamo protagonisti e di un sogno incredibile, siamo fortunatissimi di poterlo vivere. Fabio Mechini, un sogno è diventato realtà, l'Emma Villas è in Superlega, un'altra partita bellissima. Si può dire Superlega, eh? Mamma mia, guarda, oggi come tutto l'anno è stata faticata. È stato il primo set abbastanza facile, il secondo si è complicato la vita a morire, tanti spettri sono venuti fuori, ma poi dopo è venuta fuori la nostra sicurezza di fronte a una cosa incredibile come qui, per cui stra meritato per noi, perché sappiamo noi quello che abbiamo passato tutto l'anno, mesi fa qui in palestra e davanti a loro, per cui è un merito a tutti, Manuel, tutti i giocatori, un Roberto Braga che oggi è entrato e da tanto non si vede in campo e sono contento per lui perché ha sofferto tantissimo, ma tutti quanti, veramente, per cui bravo a tutti, anche a Pedovotto è qua, cazzo, e bravi tutti quanti. Pallavolo bellissimo, un bellissimo pubblico, arriva anche Filippo Pedovotto, pallavolo bellissimo, un bellissimo pubblico Fabio, veramente un sogno, un palazzetto come questo strapieno, oggi un tifo calorosissimo. Il palazzetto è numerosissimo, è vero che non c'era niente da giocare in giro, però da quando si è finita la partita a Spoleto si è visto quello che c'è stato, il fermento, anche oggi in città, veramente, anche i senesi hanno apprezzato tantissimo e questo deve essere il primo passo per quello di duro ci aspetterà il prossimo anno. Si è fatto un bellissimo sogno e andiamo avanti, sogniamo ancora. C'è una dedica particolare che vuoi fare quest'oggi? Come sempre in questi casi, i primi a soffrire durante l'anno sono i familiari, per cui i primi sono la moglie che mi vede mai durante l'anno, i genitori, il fratello, tutti quanti, e poi chiaramente a tutto quello che abbiamo sofferto noi, per cui la dedica a tutto il gruppo qui, perché è stato veramente importante. Sì, niente, che dici? È un momento meraviglioso, splendido, incredibile. Quando siamo venuti qua forse qualcuno non ci credeva, ma non è polemica assolutamente. È un sogno, un progetto che è stato un mix tra la follia, il sogno e la razionalità e la progettazione. Io Siena vince la Superlega, conquista la Superlega davanti a 3.500 persone. Sì, è stato fantastico perché la città ha dato una risposta incredibile. Non me l'aspettavo, la ringrazio, ringrazio Siena, ringrazio il pubblico, tutta la città, ci devono aiutare, ci devono sostenere che si può raggiungere delle cose meravigliose, forse anche impensabili, come era impensabile arrivare in Superlega. Grazie a tutti, allo staff, ai ragazzi, ai giocatori e soprattutto a Manuel Cicherlo che è stato meraviglioso. Grazie. Marco, il primo pensiero e una dedica particolare c'è oggi? Ma io la dedico a tutti quelli che hanno lavorato con me dal primo giorno, da Massimo, da Romano, da Fabio Mechini, da Guglielmo che sono stati con me sempre, sempre, sempre e saranno sempre con me,
perché nella vita la riconoscenza è tutto quello che poi ti porta a grandi successi quando hai persone fedeli e allo stesso tempo persone che amano questo progetto e ci credono. Quanto c'è di Gianmarco Bisogno dietro a questo risultato? Io penso parecchio, perché io ci ho creduto, è una società che è stata fondata da un po' di amici, ma principalmente da me. Siamo partiti dalla Serie C, siamo arrivati in A1 senza comprare niente, senza avere ripescaggi o favori. Lo dissi l'anno scorso e così è stato. Noi si vincerà sul campo, l'abbiamo vinto sul campo con un palazzetto di 3.000-4.000 persone che hanno incitato la squadra. Siena è meravigliosa, io lo sapevo perché so senese in fondo anche io, è una città straordinaria, una città passionale, e ora andremo a lottare con le grandi squadre italiane e faremo sicuramente onore alla città di Siena. Una scommessa vinta, quella di un pubblico straordinario che abbiamo visto sempre quest'anno, ma stasera veramente incredibili, 3.500, palazzetto pieno, e hanno incitato per tutta la partita la squadra. Sì, vorrei anche fare un ringraziamento da dove siamo venuti, che noi siamo venuti da Chiusi. E come si dice, le radici sono importanti. Voglio ricordare anche quei momenti belli che abbiamo vissuto con Chiusi, però Chiusi ora è il passato, ora il futuro è Siena, è il presente, è il futuro. Siena è quello che è stato e che sarà, e io prometto che faremo un grande lavoro anche per stare in Superlega in maniera più che dignitosa. L'avevi promesso e ci sei riuscito, ci siete riusciti, è Superlega. Sì, è stato un percorso di 2 anni, però se non mi ascolti io con chi parlo? Cioè, se tu mi guardi dall'altra parte... Cioè, no, mi ascolto. No, è bellissimo, è stato un percorso di 2 anni. Avevamo fatto questo patto, io e il presidente, di riuscire a portare il Siena in Superlega. L'anno scorso ci è mancato poco, quest'anno ci siamo riusciti finalmente, per questa città è quello che si merita. Ragazzi, anche oggi non è stata semplice, perché la Monini in tutta questa finale ha fatto vedere di avere buone qualità. Ancora una volta è venuto fuori il carattere vostro, come in gara 1, come in gara 2, ancora una volta. Guarda, oggi è venuto fuori più di tutte le altre volte, perché perdere un set 25-10... ti poteva spezzare in due, invece siamo riusciti a rimanere lì. Ma non mi stai ascoltando! Kai Van Dijk, vincitrice Serie A2, dice la medaglia, Emma Villas, vincitrice di questo campionato. Kai, hai avuto un ruolo molto molto importante in questa squadra, ti sei ambientato subito appena arrivato e adesso vivete una festa e il giubilo qui al Palestra. Sì, abbiamo fatto... era un miracolo, abbiamo sofferto tanto, sono venuto qua per fare questo, Juan mi ha chiamato e volevo solo fare questo. Quando hai un goal, si chiama in inglese, un obiettivo, e al fine si fa, è miracoloso, era veramente bellissimo, Cos'è? Posso dire quanto felice sono adesso. Cos'è che ti ha fatto subito trovare bene con questi ragazzi, con questi compagni di squadra? Sì, questi ragazzi sono guarda, tutti sono il migliore del mondo. Adesso sono molto contento che loro hanno accettato me in squadra, perché sono arrivato tardi, solo 2 mesi fa. Loro hanno tanta fiducia in me. E poi abbiamo fatto, e questo è un gran miracolo. Guarda tutte le gente che sono venute qua a scena stasera, mamma mia, c'erano quasi 5.000 persone stasera, e per questa città era fantastico per giocare a uno un palazzetto così, con gente così. Dobbiamo fare un buon campionato prossimo anno in A1, è benissimo. Roby Braga, ti abbiamo visto in lacrime, commosso alla fine della partita, Siena in Superlega. Roby, emozionatissimo, grandi emozioni questa sera. Sì, per me particolarmente, perché è stato un anno davvero davvero difficile, come per me ma anche per tutta la squadra.
di fronte a tanto pubblico, di fronte a questo spettacolo che noi abbiamo saputo dare, questa gente si merita questo, questa gente si merita la Superlega, e per me particolarmente ha un sapore veramente unico, vi assicuro unico. Te ne ha vissute tante, il tuo contributo è stato importante in questa squadra quest'anno, ogni giorno, quotidianamente in allenamento, e anche in questa finale hai dato un apporto molto molto importante. Quanto ci credevi effettivamente, cos'è che vi ha fatto vincere? Guarda, io ci ho sempre creduto, fin da quando è arrivato l'allenatore che mi ha parlato in uno stanzino, io da quel momento lì ho creduto che l'obiettivo era solo e esclusivamente questo. Quindi dopo Tuscania ho visto la squadra veramente con una marcia in più, e dopo aver vinto contro di loro 2-0, lì il passo più grosso è quello che abbiamo fatto, poi tutto di conseguenza per arrivare fino a Spoleto, e loro veramente ci hanno dato del filo da torcere, veramente, sono stati veramente un avversario davvero tosto, però come ti ripeto è stupendo, veramente unico, veramente. Grazie Robby, complimenti. Grazie. Complimenti. Andrea Giovi, ne hai viste mille nella tua carriera, quanto è emozionante, quanto è bello portare Siena in Superlega, coronare il sogno di una società e di una città che oggi ha risposto alla grande, come stiamo vedendo anche adesso. È meraviglioso regalare questo a così tanta gente. Siamo stati fortunati a poter vivere questa giornata insieme a Siena, insieme al nostro pubblico, insieme alla gente che ci ha seguito, si è appassionata, ha sofferto con noi durante l'anno, è cresciuta con noi fino alla fine della stagione. Non è stato scontato, è stato difficile, abbiamo avuto momenti difficili, tosti, lo volevamo dimostrare a noi stessi, agli altri e alla città di Siena che Siena merita il palcoscenico più bello della pallavolo mondiale. E adesso Siena ce l'ha, quindi speriamo che possa apprezzare questo grandissimo regalo che noi, giocatori, la società, Emma Villas e il pubblico si è fatto per tutta la città. Abbiamo sentito un urlo, grande Giovi, possiamo dire che per la tifoseria senese sei diventato subito uno degli idoli, immediatamente. Il vostro nome ora è impresso nella storia di questa società e di questa squadra. Ma io sono strafelice, perché credere in un progetto secondo me è una cosa importante. Io ho creduto nel progetto Siena perché sapevo che Siena era e è una realtà che poteva dare soddisfazione a tutti. Ci ho creduto, ho scommesso su me stesso, su Siena. Noi siamo campione! Grazie Andrea. Debo Swinkel, una gioia enorme, raccontaci qualcosa di questa giornata e di questi festeggiamenti. Ci sono ancora tanti tifosi qui davanti a noi, la festa sta durando veramente tanto. No, è incredibile, ringrazio grande a Siena, ai nostri tifosi, è un momento incredibile, mai fatto il campione, quindi guarda, è bellissimo che posso essere parte di Siena, diciamo, è bellissimo. Cosa c'è di speciale in questo gruppo, in questi ragazzi? Come gruppo siete cresciuti giorno dopo giorno, ci sono stati anche momenti difficili quest'anno. Cos'è stata la vostra particolarità che vi ha fatto arrivare fino a qui su questo palco a festeggiare? Sì, abbiamo fatto tanti problemi da quando io sono arrivato, secondo me. C'erano problemi di Federico Bargi con le addominali e così ha continuato così, però alla fine siamo riusciti di essere la squadra sempre, quindi sono veramente contento, sono felice, e alla fine siamo noi più forti della A2 e siamo campioni. Innanzitutto diciamo che il muro che ha chiuso la partita a Spoleto l'ha fatto Vincenzo Spadavecchia, che è sempre uno dei protagonisti. Fatta! Sì! Che è sempre uno dei protagonisti di questa squadra, ha dato tantissimo, hai fatto una grande stagione anche stasera, tutte partite
molto positive. Vince, sei molto giovane, sei tanto cresciuto in questi due anni dopo la Coppa Italia dell'anno scorso, quando dicesti è il primo trofeo che vinco, adesso c'è anche il campionato di A2. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. È stata molto difficile quest'anno, nonostante tutte le difficoltà le abbiamo superate e siamo andati avanti sempre con l'unione, perché l'unione fa la forza, e l'abbiamo dimostrato fino alla fine. Per me è stata una stagione fantastica, sono contentissimo del mio operato, mi sento migliorato da ogni punto di vista. In questa grande squadra, con questi grandi campioni, con questi grandi campioni sono migliorato tantissimo. Ora ci godiamo il trionfo, abbiamo fatto la storia, dedichiamo questa vittoria a tutta Siena perché se l'ha meritato, a questa grandissima società perché se l'ha meritato. Pippo Vedovotto, tantissimi selfie, tantissimi fan per te, sei stato uno dei protagonisti di questa stagione, anche oggi tanti punti giocati, sempre nei momenti caldi della sfida, hai fatto tante cose meravigliose quest'anno, qual è l'emozione di questo momento quando il sogno è raggiunto? No, è stata una grandissima vittoria questa per noi, per tutta la società. Non è stata un'annata sicuramente semplice, siamo partiti molto male, devo dire, e nessuno sicuramente a metà non scommetteva più su di noi. Abbiamo lavorato tanto e ce l'abbiamo fatta. Cosa vuoi dire di questo pubblico? 3.500 oggi gli spettatori al Palestra, è il record storico per questa società, uno dei migliori risultati di sempre in Serie A2. Speriamo sia l'inizio di un bel percorso che continui anche per i prossimi anni. Vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa di buono a questa città, a questi tifosi, e questa credo sia la cosa più bella. Oggi tanti bei punti, qual è la giocata che ti ha inorgoglito di più, quella che ti ricordi con maggiore soddisfazione? Ma che, non so, quella col bilanciere all'indietro, quella lì è stata la più bella. C'è una dedica che fai per questo successo? La dedico ai miei genitori, alla mia famiglia che sono qui, alla mia fidanzata. E la dedico a loro, che oggi sono venuti in giornata, ha fatto grazie al sacrificio per venire. Simo, una vittoria meravigliosa, qual è il segreto di questo gruppo? Ce l'avete fatta, siete campioni della Serie A2. Ma è un sogno, in una cornice magnifica come quella del palazzetto di questa sera. Il segreto credo sia stata nella capacità di questa squadra di soffrire, di non mollare mai. Sembrano frasi fatte, ma noi sappiamo quanta sofferenza, quanto lavoro c'è dietro questo traguardo. E in questa serie di playoff dai quarti abbiamo dimostrato di essere realmente la squadra più forte di questo campionato e di strameritare. Onore a Spoleto che ha fatto tre grandissime partite, ma oggettivamente credo che noi ci siamo meritati questo sogno. Simo, è il secondo anno che sei qui, quindi hai visto tante cose qui a Siena. Ti faccio una domanda sulla crescita della partecipazione della gente, che stasera è stata straordinaria, e anche come hai vissuto da dentro l'essere in una squadra che in due anni è stata sempre protagonista. L'anno scorso la Coppa Italia, semifinali playoff, quest'anno vittoria del campionato, semifinali di Coppa Italia. Ma io mi sento debitore a questa città, a questo ambiente, alla società, tutti i giorni. E sembrano, ripeto, frasi fatte, ma io personalmente qui dentro ho trovato tutto quello che avevo sempre sognato di trovare nello sport e in una squadra. Quindi raggiungere questo obiettivo, arrivare a vincere il campionato di A2, la Pro in Superlega, in una realtà come quella di Siena, penso che se me l'avessero detto non ci avrei creduto. Simo, sei uno dei più esperti in questo gruppo, insieme a Fabroni, insieme a Robby Braga. Come è stato guidare anche caratterialmente e non solo sul campo questa squadra? È stato un onore perché 12 campioni, 12 bravi ragazzi, 12 lavoratori. Quindi è stato un onore durante tutta la settimana spingere ogni volta. L'ospitality era. È stato un onore, ripeto, perché è una squadra favolosa, fantastica. Non è facile da fuori, non è facile farlo in settimana in allenamento, era il mio ruolo, l'ho sposato e sono felicissimo di averlo fatto. Esulta, festeggia,
box è stato grandioso, perché ha dato sempre un contributo importante a questa squadra quotidianamente, un animo sempre positivo, anche oggi in battuta, un turno di battuta molto importante. Quali sono le emozioni? E non a caso sei uno dei più amati di questa squadra dal pubblico, che ti dedica spesso dei cori. Beh, credo che oggi il pubblico ha giocato un ruolo fondamentale, e sì, ho dato un buon apporto al terzo set, però credo che la vittoria di squadra è una vittoria che ci siamo sudati tutto l'anno durante gli allenamenti, mattina pomeriggio, quindi credo che va un grazie a Siena, ma un grazie anche a noi stessi, perché ce lo siamo meritati. Era giusto finire oggi per tutto quello che abbiamo fatto. Personalmente sono contentissimo, anzi qui a Emma Villa ho fatto 3 campionati, 3 promozioni, e quindi ecco, non ho parole per tutto questo. Ora ci godiamo i festeggiamenti come giusto che sia. Ok, sei tornato alla Emma Villas. Questa è la promozione più difficile di tutte e più bella di tutte? Allora, più difficile no. Mi ricordo sempre con Spoleto in B2 perdemmo la prima gara in casa, e quindi diciamo fu una scalata ancora più difficile. Però questa forse è la più importante, perché arrivi in Superlega dove c'è il top della pallavolo, quindi sono super contentissimo. Poi davanti a questo pubblico è emozionante. Hai deciso di tornare, insomma, una scelta giustissima. Se ripensi a quel momento in cui c'è stata la possibilità di tornare, hai detto sì, torno all'Elma Villas. Adesso, a distanza di mesi, di quasi un anno, cosa ti viene in mente e cosa pensi? Sì, mi ricordo ancora quando Gianmarco mi chiamò quest'estate e non ho dubitato un minuto. Infatti appena finì il campionato l'anno scorso, il giorno dopo già ero a Siena al chiuso a firmare il contratto. Quindi sono felicissimo della scelta fatta. Sapevo che Gianmarco Bisogno fa sempre squadre ottime per grandi obiettivi, e questo è quello che è capitato oggi pomeriggio. Poc, sei uno dei ragazzi e degli uomini simbolo di questa squadra. Quando pensi a questo gruppo, a tutti i giocatori di questa squadra, vi trovate anche molto bene insieme fuori dal campo, insomma, cosa dici a questo riguardo? È un gruppo fantastico. Ho ritrovato Roberto Bragaro, con cui ho vinto 3 campionati. Ho un, diciamo, i casalesi, quelli che stanno qua a Siena, al Casale, dove ho installato un rapporto bellissimo, con Simone Di Tommaso, con Pedro Votto, con lo stesso Fabroni, con tutti. Cioè, un gruppo ha fatto la differenza quest'anno. Federico Bargi, sei arrivato quest'estate, hai creduto in questa squadra, in questa società, e oggi si realizza il sogno dell'Emma Villas, vale a dire andare a giocare con le big della Superlega. Fede, le emozioni di questa stagione, soprattutto di questa serata? Sì, beh, non è facile descrivere, poi dopo essere arrivati a un passo l'anno scorso per quei 2 stramaledettissimi punti, e niente, riuscire ad arrivarci anche quest'anno è un'emozione grandissima, indescrivibile, e riuscire anche a vincere, anche quello è al di fuori di ogni rosea aspettativa, no? Ci abbiamo creduto, siamo stati bravi sin dall'inizio, abbiamo iniziato con fatica e sono stati molti momenti difficili, però siamo stati bravi a rimanere sempre con la testa concentrati su un unico obiettivo. E ora, non lo so, c'ho la testa piena di emozioni, quindi non so che dire. Sì, forse l'unica cosa che posso dire è finalmente posso dire che ho fatto la scelta giusta.